Nell'omelia della canonizzazione di Suor Faustina, Giovanni Paolo II ricordava le parole di Gesù a Faustina. L'umanità non troverà pace finché non si rivolgerà con fiducia alla Divina Misericordia. E proseguiva il Papa, attraverso l'opera della religiosa polacca questo messaggio si è legato per sempre al secolo XX, ultimo del secondo millennio, e ponte verso il terzo millennio. Non è un messaggio nuovo, ma si può ritenere un dono di speciale illuminazione che ci aiuta a rivivere più intensamente il Vangelo per offrirlo come un raggio di luce agli uomini e alle donne del nostro tempo. E aggiungeva, che cosa ci porteranno gli anni che sono davanti a noi? Come sarà l'avvenire dell'uomo sulla terra? A noi non è dato di saperlo. È certo, tuttavia, che accanto a nuovi progressi non mancheranno purtroppo esperienze dolorose, ma la luce della Divina Misericordia che il Signore ha voluto quasi riconsegnare al mondo attraverso il carisma di Suor Faustina illuminerà il cammino degli uomini del terzo millennio. In questi 20 anni che hanno seguito la canonizzazione di Faustina, possiamo accertare quanto erano vere, profetiche le parole di Papa Giovanni Paolo II. Certo, accanto a progressi non sono mancate e non mancano esperienze dolorose. E beati noi che, grazie al Signore, abbiamo potuto illuminare il nostro cammino per questo messaggio della Divina Misericordia consegnato a Suor Faustino, a Suor Faustina. E questa sera ci riuniamo in questa bella festa per celebrare la festa di Santa Faustina, alla quale è stata concessa questa grazia di annunziare le impescrutabili ricchezze di Cristo, per riprendere l'espressione di San Paolo nel brano della lettera agli Efesini che abbiamo ascoltato nella seconda lettura. E rendiamo grazie al Signore che ha tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le ha rivelate ai piccoli, come si esclama Gesù nel Vangelo che è stato appena proclamato. Certo, come una povera religiosa, umile, che non aveva avuto la possibilità di fare gli studi oltre a quelli elementari, ha potuto consegnarci un giornale così bello e profondo, teologicamente correttissimo, perché il Signore gli aveva affidato questa missione. E appunto perché si mise Faustina totalmente al servizio del Signore, comunicando fedelmente il messaggio che il Signore gli aveva affidato, quello della Divina Misericordia. Figlia mia, voglio che tutti i momenti liberi li impieghi a scrivere sulla mia bontà e misericordia, gli diceva Gesù. Questo è il tuo incarico e il tuo compito per tutta la vita, far conoscere alle anime la grande misericordia che ho per loro e esortarle alla fiducia nell'abisso della mia misericordia. Certo, leggendo il giornale di Faustina, vediamo che Gesù è il grande protagonista di quel giornale, quello che le comunica il messaggio della Divina Misericordia. Però il giornale ci mostra
tutta la ricchezza della personalità di Faustina e anche tutta la sua preparazione che non era il frutto dello studio, ma proprio dall'insegnamento interiore del Signore. E in particolare era ben presente a lei la teologia trinitaria. Scriveva: «Una volta dopo la Santa Comunione udii queste parole: Tu sei la nostra dimora. In quell'istante avvertì nell'anima la presenza della Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo. Mi sentivo il Tempio di Dio. Sento che sono figlia del Padre, non so dare spiegazioni di tutto, ma lo Spirito lo comprende bene». E in particolare Santa Faustina avvertiva il ruolo dello Spirito Santo nella sua vita, in primo luogo per la sua preparazione ad ascoltare il messaggio di Gesù. «L'anima silenziosa è idonea alla più profonda unione con Dio», scriveva. «Essa vive quasi di continuo sotto il soffio dello Spirito Santo. In un'anima silenziosa il Dio opera senza impedimenti. Io non faccio profondi ragionamenti sulla mia vita interiore. Non sto ad analizzare per quali vie mi conduce lo Spirito Divino. A me basta questo, che so di essere amata e che amo. L'amore puro mi fa conoscere Dio e mi dà la comprensione di molti misteri». E il giorno di Pentecoste del 1938, l'ultima Pentecoste della sua vita, ebbe una bellissima esperienza. Scrive: «Dopo la Santa Comunione si è impadronito di me l'inconcepibile amore di Dio. La mia anima è stata in contatto diretto con lo Spirito Santo, che è lo stesso Signore, come il Padre e il Figlio. Il suo soffio ha riempito la mia anima di una tale gioia che invano mi sforzerei di descriverla se volessi dare anche solo in parte una idea di ciò che ha provato il mio cuore. La mia anima si è immersa nel ringraziamento per queste grandi grazie». Ho citato questi brani del giornale di Santa Faustina sullo Spirito Santo perché in questa Santa Messa due fratelli nostri riceveranno il sacramento della confermazione, la cresima, che, come enuncia il Catechismo della Chiesa Cattolica, perfeziona la grazia battesimale. È il sacramento che dona lo Spirito Santo per radicarci più profondamente nella filiazione divina, incorporarci più saldamente a Cristo, rendere più solido il nostro legame con la Chiesa, associarsi maggiormente alla sua missione e aiutarci a testimoniare la fede cristiana con la parola accompagnata dalle opere. Il sacramento della Cresima ci fortifica spiritualmente, ci fa crescere. San Tommaso dice: «La confermazione è per il battesimo ciò che la crescita è per la nascita. E San Giovanni Paolo II usava questa bella espressione: «La confermazione è la Pentecoste nella nostra vita». Infatti, come sapete, la Pentecoste è stata la prima effusione dello Spirito Santo sulla Chiesa, dando agli Apostoli la forza di intraprendere la missione che il Signore aveva dato a loro, dicendo: «Riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea, la Samaria e fino alle estremità della terra». E la presenza delle lingue di fuoco sugli Apostoli è precisamente il simbolo dello Spirito Santo e della missione di proclamare la buona notizia del Vangelo. Ma non è soltanto la missione affidata agli Apostoli e ai loro successori, i pastori della Chiesa, ma a tutti noi,
a tutti i battezzati. È missione di ogni cristiano annunciare il Vangelo. E la confermazione ne è il sigillo. Ci associa maggiormente alla missione evangelizzatrice della Chiesa e ci aiuta a testimoniare la fede cristiana con forza, con la parola e con le opere. E quindi il nostro compito a tutti noi proclamare le meraviglie del Signore e la sua grande misericordia. Su ognuno di noi Dio si è chinato e ha avuto pietà della nostra miseria e ci saranno tante miserie e ci sono tante miserie nella nostra vita, a cominciare dalla più grande, che è quella del peccato che ci allontana da Dio e da noi stessi, come diceva Benedetto Cecimo VI, e la misericordia che abbiamo ricevuto la dobbiamo condividere con gli altri, praticarla nella nostra vita. E questo è l'opera dello Spirito Santo in noi. Giovanni Paolo II diceva ancora: occorre che l'umanità si lasci raggiungere e pervadere dallo Spirito Santo che Cristo risorto le dona. È lo Spirito che risana le ferite del cuore, abbatte le barriere che ci distaccano da Dio e ci dividono tra di noi, restituisce insieme la gioia dell'amore del Padre e quella dell'unità fraterna. Sì, nel mistero della grande misericordia di Dio riscopriamo il viso dell'amore del Padre e anche riscopriamo il viso dei fratelli che sono proprio anche loro oggetti della misericordia del Signore e del suo amore e quindi condividiamo con loro questa nostra filiazione con il Signore. Nel Vangelo abbiamo sentito Cristo dirci che il suo giogo è dolce e il suo carico leggero. Sappiamo che vivere secondo l'insegnamento di Gesù non è sempre facile, è un messaggio esigente. Ma il segreto perché l'esigente cammino della vita cristiana sia leggero è proprio l'amore. Lo spirito di amore che unisce il Padre e il Figlio e che ci è comunicato nel battesimo, che vive in noi se apriamo il nostro cuore, lo purifica e gli dà la forza di testimoniare Cristo, Gesù misericordioso, con la nostra parola e con il nostro amore operoso nei confronti dei fratelli. E questo è il messaggio di Santa Faustina per noi questa sera. Ed è anche la grazia che vogliamo chiedere al Signore per intercessione di Faustina. Essere sempre più attenti alla voce dello Spirito Santo in noi. E possiamo pregare come lei. O Gesù, mantienimi nel tuo santo timore, in modo che non sprechi le grazie. Aiutami ad essere fedele alle ispirazioni dello Spirito Santo. Amen.